incarnazione e missione. Dio è entrato nella storia umana attraverso il mistero della incarnazione del Verbo Eterno. Il Padre ha mandato il suo Figlio prediletto per salvare l'umanità in un modo così semplice e radicato da lasciarti perplessi. Il Creatore si è fatto creatura, l'Onnipotente si è reso dipendente, l'Eterno si è fatto mortale. Questo è il modo di Dio di compiere la sua missione. Questo è il paradigma di ogni missione cristiana. Cristo ha trascorso 30 anni di silenzio, di ascolto, di apprendimento, di meditazione e solo allora ha svelato i misteri profondi di Dio attraverso parole e gesti semplici o esempi di situazioni quotidiane comprensibili a tutti, e parlava con autorità. Francesco d'Assisi capì che il mistero del presepe ci insegna un progetto di vita e di missione. Per questo amava tanto ricordare l'umiltà dell'incarnazione e voleva vedere con i propri occhi e senza avvelenamenti la minorità di Dio per adattarsi a lei. L'incarnazione deve illuminare il nostro progetto missionario. Chi contempla con gli occhi della fede e l'umiltà di Dio sa che la missione richiede anzitutto di incarnarsi, di sottomettersi ad ogni creatura umana, di imparare e solo allora trovare il momento e il modo giusto per aprire i tesori della rivelazione. Ci aiuti Francesco d'Assisi a contemplare con i nostri occhi nel presepe il prototipo del frate minore che accetta di vivere la missione cristiana in questo mondo. Pace e bene.